Lo staff e gli atleti della ginnastica triestina sono stati molto provati da questa terribile notizia e siamo vicini al dolore della famiglia. Raggiunto telefonicamente da Tele4, Fabrizio Mezzetti, istruttore di ginnastica artistica maschile presso la Società Ginnastica Triestina, ha conosciuto da vicino Leonardo Scarel, da tutti chiamato Leo, il 21enne vittima del tragico incidente stradale avvenuto a Cervignano lo scorso martedì. Leonardo, oltre a essersi diplomato all'Istituto Nautico di Trieste, aveva calcato le pedane della ginnastica triestina. Tanta dedizione allo sport, una vera passione e tanta attenzione ai particolari. Ieri sera, al saggio della sezione ginnastica artistica maschile della SGT al Pala Trieste, un minuto di silenzio per ricordare Leo. Come altri ragazzi anche in passato, lui ha frequentato la ginnastica triestina, venendo però dall'artistica Isonzo e soprattutto abitando fuori Trieste. Questo denota un maggior impegno sia fisico che mentale rispetto a chi frequenta e vive invece a Trieste, quindi in città. A volte capitava, in vista di qualche gara, che si faceva scoraggiare perché non riusciva a fare un movimento tecnico come lui voleva. Si scoraggiava, ma dopo un intervento di noi allenatori per assicurarlo che lui in quel momento poteva fare quello che gli veniva richiesto, dopo pochi minuti lo eseguiva in maniera molto corretta e sul suo volto ricompariva il sorriso. Questo secondo me è quello che più lo caratterizzava, quindi dallo scoramento al sorriso era un attimo e riacquistava un po' fiducia in se stesso.